Sono iniziate questa mattina tutte le operazioni di recupero della nave Concordia. Appuntamento alle 9 con 3 ore di ritardo rispetto ai tempi previsti a causa delle condizioni atmosferiche poco favorevoli. Sono passati 20 mesi dal momento del tragico incidente costato la vita a ben 32 persone. Le operazioni di recupero si svolgeranno in totale sicurezza per una durata di 10-12 ore e si completeranno attraverso tre fasi: quella di disincaglio, l'avvolgimento del relitto e infine l'emersione dello scafo. Alle 11 era già possibile vedere la prima parte del relitto emersa dall'acqua, parte completamente arrugginita rispetto a quella che è stata visibile a tutti per tanto tempo. Il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, ha spiegato come la procedura in tappe permetterà un maggior controllo della situazione e garantirà un intervento tempestivo qualora dovessero sopraggiungere degli inconvenienti durante i lavori. Fin dall'inizio dei lavori si è avvertito un forte odore sgradevole, emissione di H2S, il gas derivante dalla decomposizione di materiale organico. Ben 500 sono gli operai impegnati nell'intera operazione e oggi tutta l'isola si trova ad affrontare una giornata particolare. L'attività sul luogo è completamente rivoluzionata, i rifornimenti di qualsiasi genere sono stati bloccati, i chioschi che affittano barche e organizzano gite sono stati chiusi. Solo i bar e i ristoranti si troveranno ad affrontare un lavoro supplementare per dar voce alle richieste di tutto il personale tecnico presente sull'isola. Un'isola che finalmente tra poco ritroverà la sua immagine di sempre e si staccherà, almeno fisicamente, dall'impressionante negatività legata all'intera vicenda. Stamattina è intervenuto pure il prete che si era distinto al momento della tragedia per aver aperto le porte della chiesa e aver dato ospitalità ai tanti naufraghi. Oggi quello stesso prete ha invitato tutti a pregare per le vittime della tragedia e per gli ultimi due dispersi che probabilmente saranno recuperati appena la nave sarà emersa del tutto in superficie. Tra poco ci sarà la conferenza stampa per fare il punto della situazione. Nel frattempo il ministro Orlando ha dichiarato che ci sono tutte le condizioni per una richiesta di danni ambientali legati al disastro della Costa Concordia. Certo, questo non allevierà il dolore dei parenti delle tante vittime, ma forse potrà garantire in futuro una maggiore attenzione ai dettagli ed evitare che un viaggio di piacere si trasformi improvvisamente in una tragedia.